Buongiorno, buongiorno e bentrovati a Dentro la Notizia, la nostra rubrica quotidiana di, eh, della nostra rassegna stampa dove andremo a vedere naturalmente quelli che sono gli argomenti principali riportati oggi sui quotidiani locali, sia quelli su carta stampata che quelli telematici. Come sempre avremo contributi eh, anche di servizi e di interviste. E poi... Eh, daremo un'occhiata anche alla stampa nazionale, a quelli che sono appunto i titoli principali dei maggiori quotidiani eh, nazionali. Eh, andiamo subito a cominciare, dunque partendo come sempre dalla carta stampata locale e dalla provincia, per vedere appunto quali sono eh, gli argomenti riportati in apertura da parte del quotidiano oh, La Provincia. Il titolo principale è sul porto, un argomento che come vedremo sarà trattato molto oggi eh, nei giornali. Giornali. Eccolo qua il titolo principale per la eh, provincia: mezzo miliardo in tre anni per il network, questo è il titolo principale per eh, la provincia. Oceanario, marine yachting e bacino di carenaggio. Tra i progetti illustrati da Monti, nasce la Port Security. Eh, ieri la presentazione del piano industriale con gli investimenti eh, dell'autorità portuale. Questo appunto è quanto scrive il quotidiano eh, La Provincia. Una base economica forte su cui costruire la credibilità dell'ente, una progettazione da oltre 450 milioni di euro, questo è quanto scrive eh, il quotidiano La Provincia nell'articolo di eh, riferimento, eh, l'intenzione è quella di sviluppare il network locale per farlo diventare punto di riferimento per il sistema paesi. Queste appunto le basi del piano triennale delle opere 2013-2015 che è stato presentato dal presidente dell'autorità portuale eh, Pasqualino Monti. Eh, argomento Naturalmente questo del, eh, della uh, provincia che troviamo anche eh, sul quotidiano il Messaggero, anche se non, eh, non lo vedremo oh, in apertura come possiamo andare eh, a vedere. Infatti il titolo principale è sul eh, maltempo mal primi aiuti. Questo è il titolo scelto eh, da Il Messaggero. Però poi appunto vediamo che ci sono c'è anche la notizia riguardante il porto la possiamo vedere in primo piano, ovvero stanziati altri 400 milioni per potenziare il porto. Questo è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero su questo argomento, che poi naturalmente riprende nelle pagine interne, nella pagina interna, con andando appunto più nel dettaglio possiamo andarla a vedere. Infatti, il titolo che è Museo marino e oceanario: il porto a caccia di turisti. Questo è tanto scrive il messaggero che okay, al piano triennale delle opere investimenti per circa 400 milioni dice ancora il quotidiano eh, il messaggero che poi naturalmente eh, va nel dettaglio di tutti quelli che sono gli argomenti eh, riportati dal eh, dal piano triennale del, porto che è stato del network portuale che è stato presentato appunto ieri dal presidente Pasqualino Monti si parla infatti dell'acquario, l'acquario che nascerà al posto dei sili, come eh, possiamo appunto leggere, poi ancora il prolungamento eh, dell'antemurale, eh, sono appunto tra ah, gli argomenti eh, che il messaggero oh, riporta. Ah. E poi naturalmente ci sono anche altre notizie, possiamo vedere, ad esempio, questa importante per quello che riguarda eh, la Ambiente, eh, lo vedete eh, in arrivo due banchine elettrificate. Questa è un'altra delle novità che è stata eh, appunto posta in evidenza ieri eh, durante la uh, conferenza stampa. Ci sono naturalmente eh, anche molti altri argomenti riportati eh, sul quotidiano Il Messaggero, sempre su questo che, per quello che riguarda eh, questa. Eh, questione del porto, come ad esempio possiamo anche in questo caso andarlo a vedere meglio nel dettaglio, con l'intervento proprio da parte del presidente eh, Pasqualino Monti che dice sinergia tra gli scali per rilanciare il sistema Italia. Questa la sfida, così la definisce il messaggero, da parte del eh, presidente mh, Pasqualino eh, Monti. Ma possiamo eh, andare a, a vedere anche eh, come, eh, come la troviamo nel dettaglio anche all'interno del quotidiano La Provincia questa, eh, questa notizia con eh, il, i titoli che ci sono all, nella pagina interna eh, il titolo ad esempio è quella riguardante i tre anni per rilanciare il network. Il presidente Monti dice che il primo obiettivo è quello di inserire Civitavecchia tra gli scali strategici dei nodi nelle reti intermodali d'Europa. Le basi ci sono. Presentato appunto il nuovo. Piano industriale eh, per far crescere i eh, tre porti. Ma non solo questo, vedete, eh, ci sono anche eh, le altre notizie che vengono riportate in, in, nel dettaglio da parte del quotidiano della provincia, ad esempio questi 35 milioni per realizzare l'oceanario, si parla appunto in, in maniera specifica eh, dell'oceanario in questo caso, la posa della prima pietra prevista per giugno 2013. e poi ancora eh, lo possiamo vedere in quest'altro titolo, sbloccati i fondi per la Darsena eh, energetico grandi masse, lo scalo si doterà anche di un bacino di carenaggio per navi da oltre 330 metri. Questo dunque nel dettaglio anche quanto propone il quotidiano eh, La Provincia su questo argomento, ma andiamo ancora di più eh, nel dettaglio vedendo eh, l'intervista con il Presidente dell'autorità portuale, Pasqualino Monti. È stato un piano da 460 milioni di euro. 230 li abbiamo già appaltati nel corso di quest'anno, le, le operazioni Civitavecchia, in particolare, è tutto un cantiere. Stiamo cercando, abbiamo sbloccato i 170 milioni che ci consentiranno di realizzare la darsa energetica a grandi masse, stiamo lavorando per dotare Civitavecchia delle strutture che oggi non ha e che rispondono invece alle esigenze del mercato. E quindi l'unico porto in Italia, ripeto, l'unico porto in Italia che può realizzare e che ha la capacità infrastrutturale di farlo è proprio Civitavecchia. Quindi il nostro lavoro va nelle direzioni di creare questo grande polo, industriale marittimo, io lo considererei lo chiamerei così, per dare risposta poi a quello che è l'annoso problema. Non, il nostro lavoro va in un'unica direzione, che è quella di riuscire a creare nuove occasioni di lavoro. Lo stiamo facendo con grandi sacrifici, questo piano industriale chiaramente non è un libro di sogni, è tarato sulle risorse, l'abbiamo inserito addirittura a ciò che abbiamo già appaltato proprio perché la realizzazione di quelle opere ci consentiranno di avere un nuovo bacino di carenaggio, un nuovo polo di bunkeraggio, una nuova area industriale, nuovi collegamenti marittimi. Abbiamo raggiunto l'importante traguardo di 24 milioni di tonnellate di merci che ci consentiranno eh, di partecipare alla per l'inserimento di Civitavecchia come porto di core network in Europa, quindi tra i porti più importanti del Mediterraneo e quindi non vogliamo far altro che, ripeto, rispondere alle esigenze del mercato e diventare per le merci ciò che oggi Civitavecchia è per i passeggeri. Abbiamo bisogno anche degli altri due porti proprio per realizzare in un senso di integrazione con le altre realtà questo, di raggiungere questo importante obiettivo. Abbiamo raddoppiato, quindi abbiamo realizzato i 400 metri di ampliamento dell'antemurale, stiamo realizzando la Darsena Traghetti, la Darsena Servizi e devo dire che la cassa di colmata ci è stata consegnata con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma e a giugno avremo il primo pannello eh, per l'attracco di navi RORO. Stiamo realizzando nel frattempo la parte di scoglieramento e quindi di banchinamento del bacino di Carenaggio con la parte di iniziale di antemurale che poi arriverà fino al pontile primario dell'Enel. Abbiamo realizzato, abbiamo già appaltato tutta la rivisitazione del Marina di Roma perché il porto storico di Roma, il vecchio porto di Traiano, diventerà uno splendido Marina di Roma con accordi internazionali che abbiamo già chiuso e che aspettano soltanto la fine della lavorazione per vedersi concre concretizzare o comunque per essere concreti. E quindi il, questa serie di iniziative che certamente, come dire, il. Eh, hanno significato in termini di lavoro veramente grandi sforzi e io di questo per i risultati ottenuti noi cresciamo in termini di merci abbiamo raggiunto l'obiettivo più 16,8% in termini di occupazione eh, ecco io per questo mi sento di ringraziare tutti coloro che quotidianamente lavorano nell'autorità portuale e lavorano in porto queste dunque le, pare le parole del presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti dopo la presentazione di questo piano triennale delle opere del network portuale. Restiamo ancora in argomento perché dicevamo insomma ci sono Tante altre notizie che, che ci sono appunto nel, nel dettaglio per quello che riguarda questa, questo piano triennale. Per esempio, sulla provincia troviamo anche un'altra notizia che riguarda sempre questo piano triennale delle opere, ovvero questa. Questa nascita della Port Security, possiamo andarla a vedere appunto molto nel eh, dettaglio. Questa eh, notizia, eh, eccola qua, la eh, andiamo a leggere. Approvata la nascita di eh, Port Security, l'ok okay è arrivato in comitato portuale. L'autority gestirà in proprio la sicurezza all'interno del porto. Questo è quanto scrive il eh, quotidiano La Provincia. Possiamo andare a vedere appunto anche eh, nel dettaglio. Oh, quello che dice l'articolo è un'importante approvazione eh, giunta a All'unanimità, appunto, nel corso eh, dell'ultimo comitato portuale della scorsa settimana è stata infatti ufficializzata la nascita di una nuova importante società, questa Port Security, con eh, 100% di capitale dell'autorità portuale. Si tratta, ha spiegato anche qui eh, il presidente Monti, di una società che si occuperà di sicurezza portuale, eh, vogliamo autogestire tutti i servizi del settore, abbiamo la possibilità di legge per farlo, dice ancora. Gli obiettivi che poi sono stati. Descritti dal numero uno dell'autority sono quelli da un lato di dare dignità ai lavoratori, dall'altro di gestire in proprio un servizio delicato e fondamentale come è quello della sicurezza all'interno di uno scalo come Civitavecchia, creando nuove occasioni eh, di lavoro in futuro perché dimostra eh, professionalità eh, adeguata. Eh, quindi eh, si entrerà nel vivo di queste procedure da adottare, dell'organizzazione eh, e di quanto occorre mettere in campo per dare concretezza a questo ambizioso eh, progetto che è stato. Messo messo in campo eh, da Molo o Vespucci. Per la piena oper operatività invece della nuova Porta Security si dovrà attendere eh, soltanto qualche mese, la società infatti entrerà in attività all'inizio del prossimo anno del eh, 2013, ma anche eh, su questo argomento abbiamo la possibilità di un contributo filmato di un servizio eh, per eh, capire meglio appunto, di che cosa si tratta, possiamo vederlo. Presidente, l'ultimo comitato portuale ha approvato anche la nascita di una nuova società. Quando sarà operativa? Lunedì abbiamo la riunione al Ministero degli Interni, è una società di sicurezza portuale. Vogliamo eh, gestirla in proprio, vogliamo gestirla come autorità portuale. Abbiamo la possibilità di, di legge per la, per la legge di farlo, e per restituire dignità ai lavoratori che ci sono e dare nuove occasioni di lavoro in futuro a coloro che dimostreranno di avere la, la professionalità adeguata. Queste dunque anche le parole del Presidente sempre Pasqualino Monti su, eh, Presidente dell'autority Pasqualino Monti su questa uh, Port Security voltiamo pagina, cambiamo argomento andiamo a vedere naturalmente quelli che sono gli altri argomenti riportati eh, dai quotidiani locali eh, quest'oggi andiamo a vedere appunto ancora la uh, provincia che titola eh, su, uh, su questa vicenda della Marina di cui appunto non si finisce di eh, discutere, possiamo andare a vedere appunto nel dettaglio il titolo del quotidiano La Provincia che titola appunto Moscherini il vincolo sulla Marina. C'è ormai una battaglia per capire se questo vincolo c'è o meno. In assenza di limitazioni non ci avrebbero chiesto la certificazione al eh, progetto per la variante eh, al progetto Fusca, al Fuxas dice ancora eh, l'ex sindaco Moscherini eh, che ha evidenziato anche quelli che sono i contenuti della relazione eh, del verificatore presentata al Consiglio di Stato, il vincolo eh, paesaggistico, dunque per Moscherini c'è eh, i locali realizzati sotto la paleseggiata non sono negozi ma locali tecnici eh, lo dice appunto questa relazione consegnata dal verificatore al Consiglio di Stato chiamato a decidere eh, di eh, chi tra i due contendenti, ovvero la soprintendenza eh, una parte e il comune eh, dall'altra eh, ha ragione. A quanto pare eh, ad avere ragione è l'ex amministrazione Moscherini, almeno questo eh, da quello che ieri lo stesso Moscherini eh, ha detto su questa vicenda della eh, Marina, ma eh, vediamo appunto che e, eh, questo argomento viene trattato naturalmente anche eh, dagli, altri, eh, dagli altri quotidiani, lo troviamo ad esempio eh, su, eh, il, eh, su il Messaggero, il titolo eh, è quello. Sulla Marina, lo possiamo andare a vedere forse meglio nel eh, dettaglio, ve lo faccio vedere ancora meglio. Eccolo qua. Allora, eh, Moscherini alla Marina lavori anche coi vincoli. Questo è quanto scrive il Messaggero nel titolo. Eh, C'è poi questa. Eh, polemica eh, che eh, continua, una polemica appunto di tipo soprattutto oh, politico, oh, con eh, l'ex sindaco Moscherini che dice che i lavori della Marina possono riprendere perché eh, il Tar ha concesso la sospensiva al blocco eh, della soprintendenza, ma il vincolo c'è. Queste appunto le parole del. Eh, L'ex sindaco eh, Gianni Moscherini, eh, questo, infatti, in sostanza il messaggio che ha lanciato eh, e che, eh, con eh, i pezzi di carta alla mano, ha cercato appunto eh, di eh, dimostrare eh, quelle che erano le sue affermazioni. Prima, eh, su tutte, la relazione che era stata fatta dal eh, verificatore Vincenzo Antonelli Altarra che il prossimo eh, 29 novembre appunto, dovrà stabilire chi ha ragione nel ricorso presentato. Eh, presentato dal, eh, dal Pincio oh, contro la sovrintendenza. Eh, continua poi l'articolo del Messaggero, una relazione che spiega come tutte le costruzioni ricadenti a 300 metri dalla costa siano sottoposte a vincoli e come non sia, non sia applicabile alla Marina la deroga invocata dal Comune e derivante dalla delibera del 1974. Questa delibera ha fatto infatti discutere molto nei eh, giorni scorsi, proprio, eh, soprattutto dopo l'intervento da parte dell'architetto Correnti a capo dell'ufficio urbanistico per tanto tempo e che aveva detto io lo sapevo che c'era questa, eh, questa delibera e non l'ho detto perché nessuno me l'ha mai chiesto eh, da lì si sono scatenate appunto altre eh, polemiche eh, che eh, hanno coinvolto la politica eh, cittadina eh, ma ieri appunto l'intervento di Moscherini che dice eh, che appunto eh, non, questa, eh, questa eh, delibera eh, non è applicabile comunque al alla... Marina. Sentiamolo però eh, l'ex sindaco Gianni Moscherini nel corso dell'intervista realizzata ieri dopo eh, la conferenza stampa tenuta proprio su questo argomento. Vediamo. Il Consiglio di Stato ha dato ragione all'ex amministrazione Moscherini per quanto riguarda i lavori alla Marina. Ma intanto ci ha dato ragione nel merito, anche se il merito uscirà il 29 novembre. Perché la relazione del verificatore incaricato dal Consiglio di Stato eh, e che è il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito che lì non ci sono abusi, quindi i vari giro, la galloni, che ha fatto addirittura l'ingiunzione di riempire nuovamente di terra il vuoto sotto la passeggiata. Ecco, noi abbiamo ottenuto la sospensiva, quindi quell'ingiunzione non vale più. E non, il comune non deve fare quelle opere e il 29 sarà sancita anche nel merito, per cui si potranno riprendere i lavori e concludere i lavori della Marina. Questo è un nostro successo. Se io avessi accettato supinamente a quel momento, a quell'epoca, le decisioni prese dalla Galloni sostenuta da Giro, noi oggi avremmo distrutto in qualche modo, complicato la vita della Marina oltre. Ad aumentare le spese per la realizzazione di quelle opere. Invece tutto questo non avverrà perché abbiamo avuto il coraggio di ricorrere al Presidente della Repubblica e quindi il Consiglio di Stato, che segue le cose, i ricorsi del Presidente della Repubblica, eh, ha dato ragione a, alla nostra posizione. È tutto a posto, è tutto regolare e quindi non si può che andare avanti eh, sereni per quello che abbiamo fatto. Però... È pur vero che il vincolo paesaggistico alla Marina c'è e non come è stato affermato e dichiarato più volte in questi giorni sia dal sindaco che da un dirigente comunale. Ma il sindaco è un manipolatore de delle varietà con le falsità. Allora lui per rendersi artefice di questa vittoria. Eh, Cosa ha fatto? Si è inventato che c'era un dirigente che ci aveva una delibera del 74, come se il mondo si fosse fermato al 74. Oggi il giornale della provincia ci svela l'arcano e ci dice che questo funzionario sarebbe Correnti, che è stato 40 anni dirigente dell'urbanistica. Guarda caso, Correnti era dirigente dell'urbanistica anche nel 2004, quando il vincolo della. La paesaggistica, fu curato e dimostrato, e fu sottoposto ad approvazione da parte della sovrintendenza quando lui era dirigente, come fa a dire che non esiste? Esisteva quando c'era lui, adesso si è volatilizzato questo provvedimento. E queste dunque le parole dell'ex sindaco Gianni Moscherini su questa vicenda della, uh, della Marina ehm, e eh, possiamo appunto andare a vedere quelle che sono poi eh, le altre notizie a questo punto invece per i eh, quotidiani eh, locali, prima poi di spostarci su quelli eh, telematici. Vediamo allora che cosa propone ancora la provincia come eh, argomenti eh, di una certa importanza che troviamo all'interno della pagina. Eh, C'è ad esempio questa notizia, una notizia che è tra lo sport e, e, e la cronaca giudiziaria eh, perché si parla di eh, deodati, deodati indagato per corruzione. Questo il titolo. La procura di Viterbo mette sotto inchiesta l'imprenditore sponsor del Civitavecchia Calcio, Angelo Deodati, indagato per corruzione. È questa appunto una Novità che è emersa ieri, eh, pubblicata sul quotidiano telematico Etruria News. Eh, L'imprenditore sponsor del Civitavecchia Calcio è stato iscritto nel registro degli indagati nel merito dell'operazione Genio e Sregolatezza. Deodati, secondo l'accusa, avrebbe corrotto un dirigente comunale di Viterbo per eh, realizzare alcune opere. Questo eh, appunto il titolo della uh, provincia eh, che poi eh, riporta anche altre notizie, come ad esempio eh, la possiamo andare a vedere anche questa più nel dettaglio, ovvero quella che riguarda eh, la questione HCS: anche su HCS eh, la, è più vicina la Cassa Integrazione. Questo è il titolo scelto dal quotidiano La Provincia. Eh, a renderlo noto è Il Pincio dopo un colloquio con la Regione, questo appunto è quanto scrive ancora il quotidiano La Provincia poi mh, abbiamo anche eh, un'altra notizia che riguarda eh, la, uh, la politica uh, che uh, ha dato il suo assenso al uh, canile comprensoriale, possiamo andare a vedere anche questa uh, notizia su, uh, la, sul quotidiano La uh, Provincia eccolo qua, la Giunta dice sì al canile comprensoriale, questo è appunto il titolo scelto dal quotidiano la provincia, il Ministero ha concesso un anno di proroga, questa, questo appunto è l'altro titolo che troviamo sul quotidiano la provincia di una certa importanza. Andiamo a vedere invece quali sono gli altri argomenti per ciò che concerne il quotidiano il messaggero con uno titolo che riguarda ad esempio questa indagine, eh, questa indagine relativa eh, alla, alla questione eh, striscia la notizia, la ricorderete l'altro giorno era emersa la notizia che c'era eh, questa, eh, questa indagine eh, che aveva portato all'iscrizione sul registro degli indagati di 12 eh, comunali, oggi invece troviamo eh, su il messaggero questo titolo eh, che eh, riguarda violata la privacy RSU contro Staffelli, le riprese dei comunali denunciati per truffa fatte senza autorizzazione. Questa eh, la denuncia, ne avevamo eh, parlato in anteprima, ieri noi eh, da, a, proprio da questa trasmissione con l'intervista a eh, Flavio Zeppa, il dirigente della eh, RSU che aveva, eh, che aveva appunto presentato questa denuncia, o meglio eh, la, um, la segreteria nazionale dell'USB eh, eh, dell aveva appunto presentato eh, questa denuncia eh, nei, confronti, eh, del, eh, nei confronti della trasmissione di eh, Canale 5, notizia che naturalmente troviamo anche all'interno eh, della pagina della provincia la possiamo andare a vedere con il titolo che recita eh, come possiamo eh, leggere in, eh, nel dettaglio, c'è un'indagine su striscia. Questo è il titolo. Flavio Zeppa dell'USB rivela un'altra inchiesta dopo quella sui comunali. Il sindacalista lo ha detto appunto a Provincia TV proprio in questa trasmissione. Lo ricorderete, l'abbiamo intervistato ieri e eh, ci ha detto appunto che c'era questa inchiesta su, eh, anche su striscia. La notizia per violazione della privacy, in sostanza, eh, Zeppa ha detto che eh, erano state piazzate delle telecamere all'interno del, del comune senza che ci fosse l'autorizzazione a farlo e quindi questo comportava eh, la violazione della privacy e da lì eh, dopo la denuncia eh, del sindacato è scattata eh, l'indagine che sarebbe in mano ai carabinieri di eh, Civitavecchia naturalmente coordinati dalla procura eh, locale. Bene, con questo abbiamo diciamo concluso la prima parte della nostra rassegna stampa che ha riguardato eh, la carta stampata, scusate il gioco di parole, ma eh, nella seconda parte invece ci dedicheremo a quella che è la stampa Telematica, prima la locale, poi la nazionale. Eh, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo insieme. A tra poco vi aspetto.